Finalmente, nel 2017 è stato inaugurato il nostro Museo del Delta Antico. Questo ha permesso non solo ad una parte di quell'immenso patrimonio storico di ritornare nella sua sede naturale, ma anche di ricongiungersi con tutte le altre testimonianze del nostro passato. Dalle antiche origini nell'età del bronzo, potremmo dire fino ai nostri giorni. Il Museo del Delta Antico ha infatti sede nel settecentesco Ospedale degli Infermi, uno stupendo edificio neoclassico, fortemente voluto dalla popolazione comacchese, che fino al 1970 ha custodito la vita dei nostri cittadini. Il Museo del Delta Antico è, però, un sogno anche per noi ragazzi. Le visite guidate, la dislocazione degli oggetti, le ambientazioni che sono state create, i pannelli, i video esplicativi e le ricostruzioni ci hanno consentito un vero e proprio tuffo nel passato, nella vita quotidiana degli abitanti di Spina, nei misteri della sua necropoli, tra i profumi ed i gioielli della donna d'epoca. Sulle piroghe, tra i canneti per commerciare il sale, ambra e altri oggetti per su a nord, fino al Mar Baltico. E così, di volta in volta, di visita in visita, di laboratorio in laboratorio, ci siamo trasformati in ragazzi romani capaci di creare, con semplici materiali, veri e propri giocattoli, di lavorare come antichi vasai capaci di modellare l'argilla secondo la tecnica a carcine, di creare gioielli di tendenza decorando il rame come nel Medioevo, o ancora, come veri lupi di mare, cercare nella notte i fari che, insieme alle ville romane, illuminavano il panorama del delta. Per questo noi ragazzi del Discover Comacchio, che da anni cerchiamo con questo progetto di far conoscere e valorizzare la nostra città, il nostro territorio e le sue bellezze, con le visite guidate in lingua italiana e inglese, non potevamo non dedicarci a questo museo, che è proprio un'essenza della nostra cultura e della nostra storia. Ma grazie al contributo dell'IBC Emilia Romagna e alla collaborazione con l'amministrazione comunale, questa volta noi ci accontenteremo di presentarvi semplicemente il museo come gli anni scorsi. Questa volta vogliamo cantarvelo, suonarvelo, in modo che attraverso il potere evocativo della musica ogni visitatore possa immergersi ancora di più nell'atmosfera delle differenti epoche storiche e calarsi fino in fondo nei panni dei nostri antenati. Saranno i nostri compagni dell'indirizzo musicale ad interpretare i vari brani, cominciando con le melodie più antiche del mondo greco-romano, attraversando i secoli del Medioevo e del Rinascimento sulle note di chitarre, flauti e violini, per arrivare ai brani classici del 1600 e 1700, presentati dai nostri pianisti e ai cantanti in dialetto comachese che ci hanno insegnato gli amici dell'APS, Temperamenti. Purtroppo la pandemia ci impedisce di farlo ora fisicamente in presenza, ma fortunatamente i social ci vengono in soccorso. Seguiteci sul sito e sulla pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo di Comacchio e degli altri enti partner del progetto. Non appena possibile, vi presenteremo tutti i brani musicali e nella piantina interattiva sulla pagina www.spaziomarconi.it/discovercomacchio.it, realizzata in collaborazione con l'APS Fab Lab Spazio Marconi. Potrete seguirci in una vera e propria visita virtuale del museo. Noi però coltiviamo un sogno. Vogliamo guardarvi negli occhi, stringervi le mani e raccontarvi tra musica, spettacolo, il nostro museo. Perché solo allora potrà ritornare a vivere e diventare veramente un museo in music. Vi aspettiamo.